Buongiorno a tutti. Come sappiamo, in questi giorni sono state rilasciate le ISO di Windows 8.1 RTM, quindi quelle che dovrebbero essere più o meno le ISO ufficiali che usciranno a ottobre attraverso l'aggiornamento appunto a 8.1, Windows 8.1. Ho voluto fare questo video perché mi sono accorto che su internet non c'è una guida ben dettagliata che dall'inizio alla fine ritragga quali sono i passaggi appunto per passare da Windows 8 mantenendo tutte le impostazioni a Windows 8.1 in lingua italiana. Allora, come prima cosa, io il consiglio che do è di andare su, di scaricare un programmino, ovvero uTorrent, che molti conosceranno, ma chi non lo conosce, in pratica basta che vada su, la ricerca di Google, scriva uTorrent e attraverso Softonic scarichi appunto questo programmino che non è nient'altro che una specie di emulator per scaricare quelli che poi saranno appunto la ISO RTM di Windows 8.1 e il language pack in italiano, perché appunto la ISO, come sappiamo, è stata rilasciata solo in inglese per ora. Quindi, una volta fatto questo, si va sul sito di Windows Blog Italia, un sito che parla appunto delle novità di Windows, Windows Phone e insomma di tutte le novità a casa Microsoft, compresa anche Xbox. Si va alla seconda notizia, trapelano Torrent Leak, e qui diciamo che c'è una guida dettagliata su come fare l'installazione e su tutti in pratica tutti i link per scaricare appunto in fondo a pagina, per scaricare Windows 8 Pro se ce l'abbiamo a 64 bit o 32 bit e Windows 8 Enterprise a 64 bit o 32 bit, compresi anche il language pack. Io per ora ho installato solo quello in italiano, che il link in descrizione al language pack in italiano ci riporta a Mega e non a uTorrent, ma questo basta che aprendo Mega insomma si scarichi attraverso appunto Mega Beta. Quindi io ovviamente me li sono già scaricati e ora cosa faremo? Quello che consiglio è inizialmente di, se il sistema andava bene, non ci sono problemi, non si vuole fare un'installazione pulita, quindi da capo. Io sto facendo un video che si fa un'installazione sopra Windows 8 mantenendo file, impostazioni e programmi. Quindi, per essere sicuri che tutto vada a buon fine, io quello che consiglio è prima di fare un backup in modo tale che se c'è qualcosa che poi non va, si ritorna alle impostazioni che avevamo lasciato prima del backup. Quindi andiamo sulla start screen, digitiamo backup, andiamo su impostazioni, ripristino file di Windows 7. Qui facciamo creare un'immagine del sistema, io l'ho già creata, e qui colleghiamo un hard disk piuttosto capiente, esempio a me il backup perché me l'ha fatto totale di tutto, quindi mi ha occupato più di 200 giga, 220 giga. E il consiglio che do io è appunto fare un backup totale ed infine, se non avete il CD di installazione, di fare anche un'immagine di ripristino, insomma. Quindi, una volta fatta l'immagine che io mi sono già fatto, cosa andremo a fare? Allora, un attimo che mi sono preparata la scaletta. Cosa andremo a fare? La prima cosa che andremo a fare è far credere al nostro computer che il nostro computer sia una versione di Windows 8 americana. Quindi andiamo sempre su Windows Blog Italia, windowsblogitalia.com. Attraverso Windows Blog Italia sulla ricerca scriviamo Windows 8.1 pre view e cerchiamo la notizia in fondo, guida per aggiornare a Windows 8.1 preview da Windows 8 in italiano. Quindi seguiamo questa guida. Ovviamente dice scaricate le ISO di Windows 8.1, voi non lo fate perché vi serve quella di Windows 8.1 non preview. Quindi dice andate sul pannello di controllo, su lingua e aggiungi lingua English. Quindi andiamo su start, scriviamo lingua, impostazioni,
Andiamo su lingua. Qui scriveremo aggiungi una lingua. Digiteremo. Andiamo United su English, quindi su lei. English. No. Su lei. Beh, sì, inglese. Ok. Inglese. Apriamo. Ce ne sono varie. Noi andiamo alla fine, quella dove c'è Stati Uniti d'America, e diciamo aggiungi. L'abbiamo aggiunta. Poi dice: selezionate la lingua, aggiungete e scegliete scarica e installa language pack. Quindi andiamo qui, selezioniamo la lingua, opzioni, scarica e installa language pack. Sì, e lo sta scaricando. Poi dovremo impostarlo come lingua principale, disconnettervi e riloggatevi. Quindi blocco un attimo il video e ritorniamo a dopo. Quindi, dopo la lunga installazione del lingua patch in inglese, quindi noi l'abbiamo installato, clicchiamo chiudi. Ora andiamo sulle opzioni e mettiamo imposta come lingua principale. Ci chiederà di disconnetterci, quindi mettiamo disconnetti adesso. Eseguiamo la disconnessione. Mettiamo la password per entrare, non corretta, ora sarà corretta. Poissa, ok. Quindi ora noi abbiamo la lingua impostata su inglese. Come vedete, se io guardo la data, si vede appunto che la data è in stile inglese. Non è tutto qui, dobbiamo ritornare sempre su, allora, Windows Store, vabbè, ripristiniamo la pagina intelligentemente. Ritorniamo su appunto Windows Blog Italia, dove avevamo la guida, e ora a questo punto noi andiamo su Start e schiacciamo Regedit, quindi Regedit. Lo avviamo, sì, ora io sono già qua, quindi andiamo su A Local Machine, K, vabbè, insomma, ci siamo capiti, su System, Current Control Center, Control, andiamo su NES e su, come potete vedere, Language. Infine, in fondo, cliccando due volte su Language, andiamo in fondo alla pagina e clicchiamo Install Language. Ora qui la guida ci dice fare doppio clic e modificate il valore da 0410 a 049. Quindi lo modifichiamo, mettiamo 049, mettiamo ok, mi sa che io comunque l'avevo già fatto. Vabbè, comunque se vedrete quindi il 049 qui. Chiudiamo, dice riavviate il PC, quindi richiudiamo e restart PC e riavviamo il PC. Quindi questa procedura è fatta per fare in modo che il PC, anche se Windows 8 Pro che noi abbiamo installato è un Windows 8 che ha un, come dire, una versione italiana, il PC ora viene riconosciuto come versione americana, e quindi grazie a questo noi potremo installare Windows 8 Pro o Enterprise 8.1, scusate, in versione inglese, in modo tale da far sì che tutti i nostri file rimangano e quindi che non abbiamo una perdita. Il mio consiglio è sempre quello di fare un ripristino prima di fare tutto ciò, poiché sono già 2 giorni che sto dietro al computer, dato che avevo dimenticato di fare il ripristino e ho voluto fare le cose per benino, e quindi ho dovuto ristallare tutto da zero. Ora il computer ha la sua velocità per riavviarsi, dato che ancora non l'ho frammentato né niente, dopo aver installato tutti i programmi. 3, 2, 1. Potevo anche stoppare il video, che forse era meglio.
Ok, quindi ci siamo, rimettiamo la nostra password, entriamo e ora, quindi abbiamo detto siamo in versione americana, statunitense del nostro computer, per filo e per segno. Ora cosa faremo? L'ISRTM che noi abbiamo scaricato attraverso il torrent, o forse riuscite anche a trovare dei link non torrent, se non volete usare il torrent, che potrebbe essere piuttosto lenta, abbiamo scaricato su 300-400k. Comunque sia quel link, quell'ISO lì che avevamo preso è un file immagine. Noi lo dovremo aprire con WinRAR e una volta aperto lo spacchetteremo e lo andremo a trovare in fondo, Windows 8, lo andremo a trovare così. Quindi noi avremo questo, io ci ho messo installazione, l'ho rinominato a modo mio. E stessa cosa, se non ricordo male, dobbiamo fare con il language pack, che lo troviamo, no, il language pack lo troviamo subito in cab.cab, quindi va bene così, non dobbiamo aprirlo con WinRAR, solo l'ISO. Quindi noi digitiamo setup, clicchiamo due volte su setup. Andiamo. E ora insieme a voi scopriremo se davvero mi fa. Ci fa tenere file, programmi e impostazioni. Dopo, ovviamente, io bloccherò il video, andrà avanti l'installazione di Windows. Allora, installa gli update, ok, quindi tutti gli aggiornamenti. Sì, sta cercando, ma tanto troverà nulla. Quindi, ah, mi ero dimenticato, il product key che noi dovremo mettere qui non sarà quello originale del nostro Windows 8 Pro. Quello che mi hanno dimenticato di dire è che noi installeremo Windows 8.1 e inizialmente metteremo un product key che forse durerà 30 o 60 giorni, non ricordo, ma una volta installato Windows 8.1 potremo riattivare tranquillamente col nostro originale in modo tale da avere la licenza che avevamo originale. Quindi il product key noi dobbiamo ritornare su Windows Blog Italia. Mi ero dimenticato. Chrome, ok. Allora. Windows Blog Italia. Ora si è appena avviato, forse c'ha le mail in background che sta scaricando. Quindi è piuttosto lento. Ok, ritorniamo qui a trapelano torrent. Leak eccetera, ritorniamo su questa pagina dove abbiamo scaricato le ISO e il language patch e prendiamo, io ho la Pro Edition, quindi prendiamo questo, facciamo semplicemente un copia e incolla. Ora lui dice sto vedendo se va bene la chiave. E quindi mi dice di sì. Quindi qua noi dovremo mettere quello dell'ISO scaricata. Poi una volta sì, vabbè, lascia stare. Una volta che noi abbiamo installato Windows 8.1 riusciremo ad attivarlo col nostro product key originale. Andiamo su Next, accettiamo ovviamente. Dice tenere Windows Setting, Personal File ed App, quindi ci fa tenere tutto. Prima invece ci dava, se noi non avessimo fatto il passaggio di mettere il computer in versione americana, ci dava solo tenere i file personali e basta, o niente. Quindi ora noi abbiamo la possibilità di tenere tutto, quindi un aggiornamento vero e proprio lasciando tutto. Quindi da ora io chiudo e ci rivedremo dopo aver installato Windows 8.1. Eccoci qui, quindi alla fine siamo riusciti ad installare appunto la versione di Windows 8.1 Pro, quella RTM. Ora cosa ci resta da fare? Ci resta di attivare con il nostro in pratica product key originale questa versione in modo tale da non avere limitazioni, perché infatti se noi andiamo nelle impostazioni, cambiamento delle impostazioni, ci dà esempio PC and device, così ci dice devi attivare prima di poter personalizzare il tuo PC. Ci sono vari metodi per attivare al nostro product key originale. Io ho trovato il metodo più semplice, come vediamo qui noi abbiamo build 9600. Io ho trovato il metodo più semplice, che è quello di andare sulla chamber bar settings, change PC settings, e qua c'è scritto activate activate Windows. Quindi
noi qui Enter Key e metteremo la nostra Product Key originale, che ora io stoppo un attimo e dopo riprenderemo. Quindi, come vedete, io ho messo la mia Product Key originale, mi dice grazie, tutto è fatto, è stato fatto. Quindi io chiudo e ho attivato il mio Windows. Quindi se vado su PC and Device e cerco appunto di personalizzare il mio Windows, posso farlo. Ultima cosa che ci resta da fare è quella di appunto riportare la lingua, installare il language pack in italiano e quindi riportare le impostazioni a Windows in italiano, quindi ritornare a far sì che la macchina che Windows riveda la macchina italiana e non statunitense. Quindi, per ritornare al sistema italiano, prima installiamo il language pack. Quindi la procedura che seguiremo la troveremo su Windows Blog Italia sempre. Ora vediamo che si attiva, quindi windowsblogitalia.com. E questa volta, anziché andare nella news dove c'è scritto trapelano i leak di qua, insomma bla bla bla, andremo nella news dove c'è scritto tradurre Windows RTM in italiano con il language pack. Qui, attraverso i commenti, grazie ai appunto agli utenti di questo sito, abbiamo una guida semplice che ci dà l'ogno, appunto, in pratica ci dice: prima di aprire con tasto Start più R, quindi apriamo il Esegui. In Esegui noi digitiamo LPK Setup, quindi dovremmo nient'altro che appunto seguire questa guida. Install Display Language. Andiamo qui dal browser dove noi abbiamo scaricato il nostro language pack, quindi io l'ho messo qui. Linguagepack.cab, diciamo ok, italiano 204 megabyte, così next, accettiamo ovviamente. Quindi ora c'è l'installazione, ci vediamo finita l'installazione. Quindi, una volta installato il nostro language pack, non dobbiamo fare altro che andare sul pannello di controllo. Ancora abbiamo la lingua in inglese, quindi control panel, andare su add language, quindi aggiungere una lingua, e come vediamo ci abbiamo il nostro italiano. Andiamo sulle opzioni e mettiamo metti come lingua primaria. Ovviamente dobbiamo fare il log off, ovvero la disconnessione dell'account, quindi aspettiamo la disconnessione dell'account. E come vediamo c'è 13.05 domenica 1 settembre, quindi siamo ritornati alla lingua italiana. Quindi ora aspettiamo che si accenda per vedere la conferma definitiva. 321, 321. Ok, ed eccoci qua che noi abbiamo appunto impostazioni, start, condivisioni e bla bla bla. Quindi la lingua italiana è stata rimessa. Se vogliamo rimettere le impostazioni per far vedere il nostro PC in lingua italiana, ritorniamo sul nostro Regedit, lo avviamo. Sì, ovviamente ce l'abbiamo già aperto dove era, ma se non vi ricordate dovevamo andare su Local Machine System, Current Control Set Control e su NIS, insomma, Instant Language, doppio clic, anziché 0409 mettiamo 0410. Clicchiamo OK e il gioco è fatto. Quindi noi abbiamo installato Windows 8.1 Pro in versione RTM in lingua italiana senza perdere programmi, applicazioni né nulla e mantenendo la nostra licenza originale da Windows 8 Pro. Spero che il video sia stato utile per qualcuno. Grazie di averci seguito.